scrivete a Diana @ istitutotumori.mi come Milano.it, Diana @ istitutotumori.mi.it, e semplicemente potete mandare anche la mail senza scrivere niente, insomma. A volte faccio qualche cosa fuori dall'istituto anche, no? Per cui qui c'è sempre un po' di pubblicità progresso. Abbiamo tre grandi studi in corso, e allora colgo l'occasione di informarvi per vedere se ci potete aiutare per reclutare eventualmente delle persone. Abbiamo uno studio che si chiama Me, e ci sono qua dei volantini di questo studio in cui vogliamo delle persone che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno la pancia, che hanno la pressione alta, che hanno il colesterolo alto, che hanno la glicemia un po' alta, ma che non hanno il diabete, che non hanno avuto l'infarto e che non hanno avuto cancri, no? Cioè persone che hanno un rischio elevato di sviluppare queste patologie, ma che non le hanno ancora sviluppate. E per cui conoscerete sicuramente qualcuno, magari qualche genitore, qualche zio, qualche parente. Purtroppo le persone che vengono alle mie conferenze sono quasi tutti magri, e a me non interessano i magri, no? Cioè, non avete bisogno di seguire le mie raccomandazioni, perché già siete sulla buona strada, mediamente, insomma. Però, ecco, se invece conoscete qualcuno che ne avrebbe bisogno, informatelo, e qua ci sono dei volantini. Ne approfitto ancora nei 2 minuti prima delle 6 per fare una cosa che si chiama interessi privati in atti d'ufficio, o conflitti di interesse, no? Nel senso che ho... Ah, figurati. Nel senso che ho portato qualche volantino per le vacanze in barca dei bambini fra 10-17 anni, ed siccome ogni tanto vado a meditare, stasera parliamo di meditazione, vado a meditare in barca, sapete, le notti in barca, in barca vela, no? Quando devi fare le notti, devi solo stare attento che non ci siano, hai una rotta, che non ci siano delle navi che ti vengono contro. E allora sono delle lunghe ore che si passano di notte, no? Per me è una cosa bellissima meditare in queste condizioni. Adesso vado la settimana prossima, vado 10 giorni, viaggiamo al freddo, in barca vela. E allora ho portato qualche volantino di mio figlio che fa lo skipper e che d'estate, non d'inverno, porta in giro i ragazzi per 2 settimane. 2 settimane intere in cui fa scuola di vela, scuola di cucina e scuola di convivenza in un ambiente ristretto. E se qualcuno ha dei ragazzini, ho qua qualche copia, qualcuno che possa essere interessato. Poi, al liceo degli altri studi, abbiamo la dottoressa Pasanisi, ha uno studio in corso che è rivolto alle donne che hanno una mutazione dei geni BRCA. Sono 2 geni BRCA, che chi ha questi geni che non funzionano ha un rischio molto alto di ammalarsi di tumori della mammella e di tumori dell'ovaio. Ma noi abbiamo ragione di ritenere che si possa modificare questo rischio, che si possa ridurre questo rischio, perché soltanto metà delle persone che hanno queste mutazioni, soltanto è enorme, no? Metà delle donne si ammalano di cancro della mammella e il 30% si ammalano di cancro dell'ovaio, sono dei rischi enormi, ma qualcuno non si ammala. E perché qualcuno non si ammala?
che differenza c'è fra chi si ammala e non si ammala? E allora vogliamo lavorare sia con quelle che si sono ammalate, sia con quelle che non si sono ammalate e che fanno tutti i controlli. Per cui se conoscete delle persone che hanno questa condizione, informatele che all'Istituto dei Tumori c'è questo studio in corso. Poi c'è un altro studio che stiamo proprio iniziando adesso, che è rivolto invece a tutte le donne che hanno avuto un tumore della mammella, tumore di qualunque tipo della mammella, però è uno studio che si fa soltanto via internet. Si chiama Diana Web. Diana è il nome dei nostri progetti, dei grandi studi che abbiamo fatto per la prevenzione dei tumori della mammella. E per ora c'è un sito internet ancora un pochettino grossolano, dove ci si può iscrivere, e dove quello che succede è che noi chiediamo delle informazioni su di voi e vi diamo informazioni, vi aggiorniamo sulle raccomandazioni che si possono dare alle donne che hanno avuto un tumore della mammella, vi aggiorniamo sui risultati del progetto Diana, e però gran parte delle poi si potrà organizzare anche qualche incontro, ma fondamentalmente le informazioni viaggiano via internet. Le persone che hanno partecipato finora, c'è una distorsione che sono prevalentemente giovani le donne che partecipano, ma perché c'è un fenomeno di età, no? Alla mia età siamo tutti imbranati con il computer, per cui non... Però no, ormai l'alfabetizzazione informatica si sta diffondendo anche nelle età più avanzate. Stavo chiedendo se dimentico qualche cosa. No, credo di no. Ah, se qualcuno interessasse, domenica prossima c'è questa manifestazione che si chiama Olis Festival, che è una cosa un po' new age, no? Dove ci sono tutti i produttori e tutti quelli che propongono delle strade per il benessere. E allora mi hanno invitato, sono alcuni anni che mi invitano, in genere andavo a fare una conferenza. Quest'anno mi sono detto, ma io di conferenze ne faccio tante. Vengo lì e cuciniamo una crema di riso integrale. Quindi andremo a fare la preparazione della crema di riso integrale. Per cui se ci fosse qualcuno di voi che sulla base dei miei consigli ha preparato una crema di riso integrale, gli è venuto qualcosa che non gli è piaciuto, no? Venga, così la facciamo assieme, vediamo cosa succede, come deve venire una crema di riso integrale. In via Tortona forse, non so bene. Sì? Va bene. E allora cominciamo la conferenza? Domenica mattina sarà, sì. Sono veramente quasi imbarazzato. Ho dato questo titolo, Karma, genetica, epigenetica e cibo. Cibo, genetica, epigenetica. Ah, non si sente tanto bene? Cerco di avvicinarmi. Allora facciamo. Userò questo magari. Ma stamattina io avevo già preparato un po' che cosa volevo dire in questa conferenza, e invece viene mia moglie Jo, che mi legge delle pagine di questo libro. Sapete, Thich Nhat Hanh è quel monaco buddista, no? che ha scritto tanti libri, sono tutti belli, sono dei librettini piccoli, sono meravigliosi da leggere. E allora queste pagine, c'era praticamente già tutto in queste poche pagine. Così ho pensato di cominciare la conferenza leggendovi qualche pagina di questo libro. Nel sutra sul discorso dei quattro generi di nutrimento, il Buddha ci insegna a praticare il consumo consapevole per proteggere il nostro futuro. Nel presente si può sempre scorgere il nostro futuro. Nella vita di oggi
La gente è convinta che il proprio corpo le appartenga, che possa farne tutto quello che vuole. Abbiamo diritto a vivere la nostra vita, dice. La legge dà sostegno a questa dichiarazione, che è una delle tante manifestazioni di individualismo. Secondo gli insegnamenti del Buddha, invece, il tuo corpo non appartiene a te, appartiene ai tuoi antenati, ai tuoi genitori, alle generazioni future, appartiene anche alla società e a tutti gli altri esseri viventi. Cosa vuol dire questa cosa che appartiene agli altri, che apparteniamo agli altri? Ma fate un pensiero, per esempio. Voi comportatevi male in modo tale da mangiare il cibo spazzatura che vi farà venire l'Alzheimer. E sapete che regalo fate ai vostri figli? Allora, abbiamo diritto di comportarci in modo tale da ammalarci? Appartiene ai tuoi antenati, ai tuoi genitori, alle generazioni future. Tutti loro si sono radunati insieme, alberi, nuvole, terreno, ogni cosa, per generare la presenza di questo corpo. I nostri corpi sono come la terra. Mantenere in buona salute il proprio corpo è un modo di esprimere gratitudine e lealtà all'universo intero, a tutti gli antenati, alle generazioni future. Dal nostro benessere possono trarre beneficio tutti quanti, non solo gli esseri umani, ma gli animali, le piante, i minerali. Noi siamo ciò che consumiamo. Se osserviamo in profondità quali generi consumiamo ogni giorno e in che quantità, arriveremo a conoscere molto bene la nostra natura. Certo, dobbiamo pur mangiare, bere e consumare, ma se lo facciamo in modo inconsapevole, possiamo arrivare a distruggerci il corpo e la coscienza, mostrandoci ingrati verso gli antenati, i genitori, e ingrati verso le generazioni future. Vedete che c'entra con il karma questa cosa qua. A volte apriamo il frigorifero e ne tiriamo fuori qualche cibo che non ci fa bene. Lo sappiamo, siamo abbastanza intelligenti da riconoscerlo, eppure non ci fermiamo e lo mangiamo lo stesso, cercando di mascherare così il disagio che abbiamo dentro. In altre parole, consumiamo per dimenticare le nostre preoccupazioni e ansie. La pratica che il Buddha ha raccomandato è questa: quando in noi emerge un sentimento di ansia o di paura, non dovremmo cercare di reprimerlo col metodo di darci ai consumi. Dovremmo invece invitare l'energia della consapevolezza a manifestarsi. Pratica la meditazione camminata. Thich Nhat Hanh ha questa proposta di camminare assieme, e meditare camminando, ma si può anche meditare camminando da soli. È quello che faccio io quando vado in montagna. Io amo tantissimo la montagna, amo camminare da solo perché è un'occasione di meditazione. Pratica la meditazione camminata e la consapevolezza del respiro. Tutte le meditazioni si basano sulla consapevolezza del respiro. Invita l'energia della consapevolezza a emergere per prendersi cura di ciò che ti fa soffrire. Se non pratichiamo, non abbiamo energia di consapevolezza sufficiente per prenderci cura della nostra paura, della nostra rabbia. E per reprimere queste energie negative ci buttiamo sui consumi. Il Buddha raccomanda che ogni monaco e monaca abbia una ciotola con la quale andare a fare la questua. Il termine tradizionale che indica la ciotola per la questua è il recipiente della misura appropriata. Il recipiente della misura appropriata. La ciotola è esattamente della misura giusta, dunque sappiamo sempre quanto mangiare. Non mangiamo mai troppo, perché mangiare troppo fa ammalare il corpo. La consapevolezza dell'alimentazione ci aiuta a sapere che cosa mangiare e in che quantità.
Alla maggior parte di noi suggerisco di prendere meno cibo nell'arco della giornata di quanto non sia abituato a mangiare di solito. Vediamo bene che le persone dai consumi più ridotti sono più sane e più contente e che le persone dai consumi abbondanti possono anche soffrire molto profondamente. Se mastichiamo con cura, mangiando soltanto cibi sani, non faremo ammalare il nostro corpo né la nostra mente. Quando mangiamo in consapevolezza siamo in stretto contatto con il cibo. Il cibo che mangiamo ci viene dalla natura, dagli esseri viventi, dal cosmo. Entrare in contatto con lui tramite la consapevolezza può darci molta gioia. Prendiamo il cibo con la forchetta, lo guardiamo per qualche istante prima di metterlo in bocca e poi lo mastichiamo con cura e consapevolezza almeno 50 volte. Praticare in questo modo ci mette in contatto con l'universo intero. Ci sono gioie che possono essere nutrienti e risananti, che possono darci calma, agio, pace e freschezza, che ci aiutano a rimanere limpidi e lucidi. È di questo genere di gioia che abbiamo bisogno. Altri tipi di gioia possono originare molte sofferenze. Il piacere di mangiare cibi non salutari, di bere alcolici, di mangiare troppi dolci, di ingerire sostanze che sono tossiche per il corpo. Dobbiamo distinguere fra i due generi di gioia. Una è risanante e nutriente, l'altra è distruttiva. Il cibo che mangiamo può rivelare l'interconnessione fra l'universo, la terra, tutti gli esseri viventi e noi stessi. Dobbiamo praticare la consapevolezza dei consumi per proteggere noi stessi, le nostre famiglie, la nostra società e il pianeta. Possono farlo tutti. Bambini, insegnanti, genitori, i capi di organizzazioni e di comunità possono praticare il consumo consapevole e incoraggiare altri a seguire il loro esempio. Se tu fossi il sindaco di una città vorresti ben proteggere i cittadini dal consumo inconsapevole che aumenta la violenza e dunque la sofferenza nella tua città. Persino il presidente della nazione più potente del mondo può essere incoraggiato a consumi più consapevoli. Anche il presidente ha in sé, da qualche parte, la natura di Buddha, il seme della comprensione e della compassione. La comprensione e la compassione sono proprio la base dell'insegnamento buddista. Ma io non è che voglio fare pubblicità per il buddismo, non c'entra niente. Per parlare del karma, mi sono ispirato a questi tre libri che ho avuto occasione di leggere. Questo libro di Gilles Plassé, Il coraggio di amarsi. Gilles Plassé dice sempre, Gesù ha detto, ama il prossimo tuo come te stesso, ma non dimenticare te stesso. Perché se no, se non ami te stesso, il precetto di amare gli altri non funziona. C'è questo libro che è appena uscito, Andrea Penna è un medico di Torino che fa delle splendide conferenze, peraltro sono divertentissime. Ti permetto di fare parte di me. È una riflessione sul karma. Permetto ai miei genitori, ai miei antenati, riconosco la presenza in me delle loro tracce. Qualunque cosa abbiano fatto, anche se non approvo quello che hanno fatto. E poi il bellissimo libro di Pietro Archiati, di cui vi cito qualche pagina, poi Il karma. Il karma lo si associa in genere al destino. Il destino è qualcosa che, il concetto di destino fa parte della nostra cultura, no? Fa parte proprio della cultura classica, dove si distinguevano questi tre elementi che hanno a che fare con il destino. Hanno anche la necessità, le leggi di natura, la forza che regola ogni cosa, con cui non possiamo andare contro la nostra natura. Poi c'è la Moira. La Moira sono le tre, Cloto che fila, il filo della nostra vita, la Chesi che decide quanto ce ne dà e Atropo che decide quando tagliarla. Questo è il destino, ma comunque che queste tre moire
interagiscono con la nostra vita, no? Decidono cosa fare in funzione anche di quello che facciamo noi, in funzione di quello che è il nostro karma. E poi c'è la tice, dice la fortuna, è proprio il caso. E l'immagine qui è quella della fortuna cieca, che ha in braccio Plutone bambino. Sapete, Plutone ha a che fare con la fortuna. Ma il concetto di karma è un po' diverso. Dice Pietro Archiati che il termine destino si riferisce a ciò che colpisce l'uomo dall'esterno, a eventi che egli non può capire e gestire liberamente. Karma vuole dire invece che tutto ciò che accade all'uomo ha in lui la causa più profonda. È in lui, in quello che c'è in lui, ma quello che c'è in noi è tantissimo. È anche quello, è anche la nostra storia, è anche la storia dell'umanità. Perché anche, sapete, anche uno che è profondamente ateo, che non ha proprio, è convinto ateo, ma nella struttura anatomica del suo cervello ci sono le leggi della religione, ci sono, perché la religione fa parte della nostra storia, e non solo della religione, ma anche delle religioni. Per cui il nostro cervello, quello che funziona automaticamente, il nostro cervello limbico, no? Funziona secondo delle leggi che non sono quelle della nostra. Noi siamo atei con la nostra corteccia cerebrale, non riusciamo ad essere atei con il nostro cervello primitivo. E Pietro Arcati suggerisce questa cosa, che noi attiriamo a noi le cose che ci accadono. Le cose che ci accadono in funzione di quello che abbiamo fatto di noi e anche di quello che vogliamo ancora diventare. E le attiriamo senza esserne coscienti. Poi dici di ragionare, provare a ragionare così. Supponiamo che tutto ciò che ci appare casuale nella vita, che non sia casuale, ma sia progettato da qualcosa, da una coscienza superiore. E fa questo esempio. Ciò che per un bambino è una meraviglia del mondo, molto spesso per l'adulto è una legge di natura. Il bambino non sa perché succedono certe cose e gli sembra un miracolo, ma noi sappiamo perché succedono e noi glielo spieghiamo. Il miracolo che vede il bambino è un po' come il caso per l'adulto. Anche noi abbiamo siamo stupiti di fronte a delle cose che accadono e non... Entrambi sono al di là delle spiegazioni razionali. E allora lui suggerisce, pensate all'ipotesi di fare progredire la nostra coscienza in modo che il nuovo livello di coscienza da raggiungere stia a quello normale, a quello ordinario, come il nostro normale livello di coscienza sta a quello del bambino. Che quindi ci sia una... E invita a guardare gli eventi della vita che accadono per caso, per la coscienza ordinaria, invita a guardarli come se fossero degli obiettivi perseguiti da una coscienza superiore e con uno scopo preciso, per darci un'occasione per progredire. Perché a volte, effettivamente, la causa di certe azioni non sono nel passato, ma sono nel futuro. Cioè la causa sono gli scopi per cui le si fanno. Tante volte viene fuori questa domanda, perché mi è successa questa cosa? A volte è diverso, perché molto spesso con i pazienti mi capita che un paziente mi dice, ma in fondo perché non doveva succedere a me? È molto diverso l'atteggiamento, no? Quello che si dice, ma io non ho mai fumato, ho fatto i figli, li ho allattati, non ho mai mangiato male, mi sono ammalato lo stesso. No? E l'altro invece dice, ma... ho cercato di fare del mio meglio e mi sono ammalato lo stesso, può capitare. No? È una coscienza completamente diversa. Ma perché è successa questa cosa? La scienza può spiegare il come, ma non spiega il perché, non spiega il senso. Ebbene, la raccomandazione di molti saggi è di, per riappropriarsi della propria vita, di fare di ciò che succede una occasione per elevare il nostro stato di coscienza.
Ci sono delle persone che mi dicono, che sono giunte a dirmi, sono contento che ho avuto il cancro, perché è stata un'occasione per rivoluzionare la mia vita. Ed è molto bello questo. Anche le sfortune possono essere delle opportunità. Le difficoltà sono occasioni di crescita. Per esempio, se questa coscienza superiore ha deciso che mi serve una malattia, perché combattendola diventerò più forte, e mi prenderò quella malattia. È possibile che quello che succede, che sembra casuale, abbia comunque un senso. Questo ha a che fare con il concetto di karma. Faccio l'esempio della malattia perché mi occupo della malattia, ma può essere tutto. Andrea Penna dice, la parola karma significa azione. Ma sino a che punto ogni nostra azione dipende da un nostro libero pensiero? Fino a che punto invece non dipende da qualcos'altro? Da un'azione, un destino, un karma che non vediamo, di cui non abbiamo coscienza, ma che percepiamo come una cosa oggettiva, come qualche cosa che ci impone di agire. Se voi riflettete sulle vostre azioni, spesso non riuscite a trovare, ma perché ho fatto quella determinata cosa lì? E dice che ognuno di noi ha un karma, un qualcosa da portare a termine, una sorta di scopo per cui sei venuto al mondo. Cosa sei venuto a fare a questo mondo? È una spinta interiore, e a volte c'è una sensazione oggettiva. È meglio l'altro? Ma mi costringete a stare lì proprio? Va male così? Obbedisco. Abbiamo un mondo razionale e un mondo viscerale. Vi accorgete che nei vostri visceri, sapete, nei nostri visceri c'è un sistema nervoso fantastico. C'è, sono proprio le nostre strutture biologiche. Sentiamo delle cose nella nostra pancia e nella nostra pancia sono depositate le nostre emozioni. E fra le nostre emozioni ci sono anche le emozioni dei nostri genitori, le emozioni dei nostri nonni che hanno lasciato tracce nella nostra coscienza, nel nostro subcosciente in realtà. E sono queste emozioni che ci portano ad agire. E abbiamo delle pulsioni che non riusciamo a interpretare razionalmente. Qui occorre un piccolo ripasso di anatomia del sistema nervoso. Abbiamo la corteccia cerebrale, dove quella razionale, o quella anche affettiva, creativa, intuitiva, la corteccia maschile, femminile, la corteccia che prende delle decisioni. Ma quello che succede, gli stimoli che ci arrivano degli stimoli anche dall'interno talvolta, ma comunque gli stimoli esterni in particolare, arrivano il talamo è uno dei nuclei della base, sta alla base del nostro cervello. Il talamo decide se è un problema che deve risolvere con urgenza oppure se è un problema che non ha tanta fretta. E allora, se deve risolvere con urgenza, deve prendere delle decisioni, il nostro organismo deve prendere delle decisioni senza pensarci sopra. E sono le decisioni che prende il sistema limbico. È molto chiaro quando c'è un pericolo. Quando incontri il lupo, non è che stai a pensare, ma il lupo è una cosa pericolosa oppure no, eccetera. No, quando incontri il lupo scappi, no? E senza pensarci sopra. Quindi le reazioni di fuga, di lotta. Ma molto spesso queste reazioni del sistema limbico
Nel sistema limbico è come se ci fosse un archivio enorme di possibili reazioni. Di possibili reazioni di fronte a delle situazioni diverse. Quando incontri una determinata persona, quando ne incontri un'altra, quando incontri un tipo di persona, un altro tipo di persone. No? E queste sono parte di queste reazioni, fanno proprio parte della storia dell'umanità. L'uomo di fronte a determinate situazioni reagisce in qualche modo. In qualche modo è scritto nelle nostre istruzioni di funzionamento. E allora arriva uno stimolo e potete immaginare il sistema limbico come una tastiera. Schiaccia quel tasto lì, io reagisco in questo modo. Pensatelo sul rapporto fra moglie e marito. Riflettete sul rapporto fra moglie e marito. Appena mia moglie pronuncia una data parola, no, io già reagisco, no, senza pensare, creando un problema peraltro, perché poi mia moglie reagisce al mio modo di reagire, ed è... ma perché queste cose ci sono delle tracce. Mi evoca una parola per cui che mi fa risuonare un episodio che mi ha fatto soffrire nella vita, e subito reagisco male, anche se non c'entra niente. Il nostro sistema limbico ci deve difendere dalla sofferenza. E allora a volte ci fa fare degli spropositi, no? Perché la strada è quella, la strada segnata da quel tasto. Il cervello arcaico segnala ciò che non va per la sopravvivenza al sistema limbico e alla corteccia, passando dalla stazione di smistamento il talamo, che invia la corteccia se lo stress è gestibile, se non crea forti emozioni negative, ma i neuroni della corteccia più specializzati sono lenti, e invece invia al sistema limbico se necessaria una risposta molto rapida. Il sistema limbico prende il sopravvento spesso quando i bisogni materiali non sono soddisfatti, quando abbiamo dei conflitti forti che non abbiamo risolto, e in genere è il sistema limbico che induce delle azioni compensative per difenderci. E qualche volta la soluzione migliore per il sistema limbico è quella di farci ammalare. Ho incontrato tante volte delle persone, per esempio una donna che si deve occupare del papà che è immobilizzato a letto, della mamma che ha l'Alzheimer, del marito che vuole la cena pronta tutte le sere all'ora giusta, dei figli che vanno male a scuola, no? Ma quale soluzione migliore è quella di ammalarsi? Così puoi pensare a te. Per dare un esempio banale, ma molto spesso succede questa cosa. La soluzione biologica è spesso la malattia. E quindi per guarire bisogna lavorare anche sul conflitto, bisogna prenderne coscienza, bisogna liberarsi dalle sovrastrutture corticali, evidenziare questo conflitto e anche riconoscere perché ti è venuta questa malattia. Ma insomma, questi ci sono gli psicobiologi che lavorano in questa direzione e a volte con grande successo. Ho quasi finito con questa palla delle immagini. Non siamo nati dal nulla, ma siamo nati da una clonazione da parte dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri avi, e possiamo andare indietro fino all'origine della vita sulla Terra. Penna dice: in ogni paziente che viene nel mio studio vedo questo sistema di esseri. E il paziente parla per sé, ma dentro di lui c'è anche il vissuto emotivo dei suoi antenati. Bisogna prenderne coscienza, bisogna percepire l'insieme. Lui dice: siamo in relazione in serie con tutti i nostri antenati e con i nostri discendenti. Siamo in relazione in parallelo con i nostri fratelli, con le persone con cui conviviamo. Ma quello che guida le nostre azioni è anche qualche cosa che debba permettere
a questo gruppo di persone, alcune sono decedute da tempo naturalmente, no? Ma di mantenere un equilibrio. Perché noi stiamo bene se ogni membro di questo gruppo sta bene. Il karma è quello che ci porta ad agire per compensare a delle crisi del passato, a dei conflitti del passato che ci sono stati nella famiglia. Chiudere col passato, appianare le emozioni viscerali che sono ricordate dai nostri visceri. Abbiamo un'azione da compiere quando nasciamo, per aiutare il gruppo di persone in parallelo, in serie, da cui deriviamo a chiudere con il passato. Dobbiamo fare delle cose secondo le aspettative dei nostri antenati. Dobbiamo portare a termine delle azioni, dobbiamo risolvere dei conflitti che ci sono nella nostra storia. Nella storia della nostra famiglia in particolare. E poi Andrea Penna comincia a parlare del genoma, perché dice il genoma, il DNA che c'è nelle nostre cellule, dobbiamo guardarlo più che come un libro di istruzioni, si comporta come come un transistor, come una macchina che registra, modifica, mantiene e trasmette delle informazioni elettromagnetiche. Ci sono delle informazioni che vengono scritte sul nostro genoma. La sequenza delle basi del DNA non si cambia, è quella che abbiamo ricevuto dai nostri genitori. Ma su questo DNA possiamo scrivere tante cose e trasmetterle da generazione in generazione e modificarle. E l'ipotesi di Andrea Penna è che il DNA trasporti anche il vissuto emotivo di ognuno di noi e dei nostri antenati. Qui le vediamo queste cose, vediamo il DNA nella prossima diapositiva. Nel 2000, sapete, è stato mappato il genoma umano. Tutti 3 miliardi di lettere che costituiscono il genoma umano, li abbiamo letto tutto. Non l'abbiamo capito, ma l'abbiamo letto. E abbiamo scoperto una cosa sconvolgente, che il numero di geni, cioè quelle porzioni del DNA che danno le istruzioni al nostro corpo per fabbricare proteine, abbiamo solo 25.000 geni, ma abbiamo 100.000 proteine, ma le proteine, i geni servono per fabbricare le proteine, ma abbiamo molte più proteine che geni. Pensate, il genoma del riso, la piantina del riso, ha 40.000 geni, molti di più che quelli dell'uomo, ma sarà ben più complicato un uomo che non un chicco di riso. E quindi, ma se pensa, è soltanto il 2-3% del DNA, vi ricordo il DNA, è una lunga sequenza di 4 molecole che si chiamano ATCG, e aspetta, lo vediamo un attimo qua, sì. È una lunga sequenza di queste molecole ATCG, e nel DNA dell'uomo ci sono 3 miliardi di queste molecole in fila. Sono come delle lettere che danno le istruzioni. Per darvi un'idea di cosa sono 3 miliardi, nella pagina di un libro ci sono 3.000 lettere, quindi in un libro di 1.000 pagine ci sono 3 milioni di lettere, in 1.000 libri di 1.000 pagine ci sono 3 miliardi di lettere. Quindi in ognuna delle nostre cellule, noi siamo fatti da 50.000 miliardi di cellule, in ognuna delle nostre cellule c'è una lunga fila di informazioni, lunga striscia di informazioni, uguale in tutte le nostre cellule, lunga 3 miliardi. Se voi metteste, se voi srotolaste il DNA di una cellula, verrebbe lungo qualche metro. Per cui se voi srotolaste il DNA di tutte le vostre cellule, verrebbero fuori 150.000 miliardi di metri. Sono distanze stellari. Per darvi un'idea della meraviglia di questa
composizione. Ebbene, ma soltanto il 3%, il 2-3% serve a produrre, sono geni che sono capaci di fabbricare proteine. E più un organismo è complicato, meno il DNA è strutturato. Una lumaca ha un DNA quasi tutto strutturato, sono quasi soltanto geni. E farà sempre le stesse cose. Non ha nessuna possibilità. Perché cosa serve il resto del DNA? Nel resto del DNA ci sono migliaia, forse milioni di interruttori per accendere, spegnere e modificare l'azione di questi geni. È il nostro libero arbitrio che permette di variare il nostro... quando si parla di comportamento, si parla di comportamento, ma quando si parla di DNA, significa che noi possiamo in qualche modo modificare l'azione dei nostri geni. Qualunque cosa abbiamo ricevuto dai nostri genitori, quelli non lo possiamo cambiare come sequenza di informazioni. E la nostra ricchezza è contenere informazioni, ereditare informazioni dai nostri antenati e consegnare informazioni ai nostri discendenti. E vediamo un po' come succede questa cosa qua. Vi ho portato due fotografie storiche. Questa è la fotografia di Watson e Crick, che nel 1953 hanno scoperto la struttura del DNA e hanno preso il premio Nobel 9 anni dopo. Questa è la fotografia di un altro premio Nobel, nel 1931, Otto Warburg. Otto Warburg era un ricercatore tedesco, mezzo ebreo, che aveva osservato questa cosa interessantissima, che aveva osservato tantissime cose, ha studiato la respirazione cellulare, che le cellule tumorali consumano pochissimo ossigeno. Lì ha una macchina da fronte a sé con cui misura il consumo di ossigeno, ma consumano tantissimo glucosio. Le cellule tumorali consumano 20 volte più glucosio delle cellule normali, ma perché non lo bruciano tutto. Lo dividono solo, spezzano soltanto in due la molecola di glucosio, producono acido lattico, producono un ambiente acido. Infatti lui sosteneva che è l'ambiente acido che favorisce i tumori. Ed è stata una coperta importantissima. Ma quello che è successo è che l'importanza di questa scoperta ha l'importanza di come sono, come è strutturata l'informazione che ci fa funzionare, ha fatto in modo che venisse completamente abbandonata l'altra linea di ricerca. Più nessuno ha parlato di Warburg. Io ho iniziato a studiare medicina quando loro hanno preso il Nobel e di Warburg non se ne parlava già più, perché tutti i laboratori del mondo si sono dedicati al DNA e hanno abbandonato questa cosa. La cosa interessante è che Crick, 50 anni dopo, quindi qualche anno fa, la pubblicazione del loro grande articolo, 60 anni dopo, nel 2013, ha fatto una riflessione interessante. Credevamo che leggendo il DNA avremmo capito tutto della vita e avremmo capito tutto del cancro, perché nel DNA ci sono i geni che controllano la proliferazione cellulare, che inducono la proliferazione, che bloccano la proliferazione. Quindi la grande speranza, la grande illusione era quella di poter produrre dei farmaci che bloccano i geni della proliferazione, che attivano i geni della non proliferazione e quindi il cancro non può più venire. E lui dichiara: ci siamo illusi, abbiamo avuto qualche successo, ci mancherebbe, ci sono stati dei successi anche molto importanti, ma dobbiamo ritornare a studiare il metabolismo delle cellule tumorali. Paradossalmente sono stati loro indirettamente, non volontariamente, la causa di abbandonare completamente più di 30 anni, perché è negli anni 20 che Warburg ha pubblicato le sue cose, il Nobel l'ha preso negli anni 30. Dobbiamo ritornare a studiare il metabolismo della cellula tumorale. Dobbiamo tornare a studiare
come le sostanze che noi ingeriamo possono influenzare il funzionamento del DNA. Allora vi ricordo il DNA, è questa lunghissima catena, è fatta a doppia elica, vedete, e che si avvolge su delle proteine che si chiamano istoni, e quindi questi 3 miliardi di molecole chimiche, queste sono la A sta sempre di fronte a un T, la G sta sempre di fronte a un C. Il vantaggio è, vedete, vi ricordo questa cosa, che le due eliche si possono separare e ogni A può chiamare un T e ogni T può chiamare un A, e quindi da una elica, da una singola elica ne vengono due perfettamente uguali. Quindi una cellula si divide e le due cellule hanno la stessa informazione. Tutti noi deriviamo da un'unica cellula che è l'uovo fecondato e poi continuiamo a riprodurre cellule fino a 50.000 miliardi di cellule, ciascuna delle nostre cellule, e continuiamo anche oggi, tutti i giorni, noi sostituiamo milioni e milioni di cellule nel nostro organismo. Allora pensate di mettermi una vignetta, no? Che, guardate, abbiamo scoperto il DNA, no? E Padre Eterno un pochettino stupito, dice, ma guarda cosa vogliono fare questi qua. E dice, abbiamo scoperto i segreti di Dio, E lui dice, ma siete proprio sicuri, no? Dice. E questi, fondamentalmente, quando è finito la mappatura del genoma umano, finalmente l'ultimo segmento del genoma umano è stato decodificato, E quindi grande business dell'industria della biotecnologia. È stato decodificato sì, ma cosa ci capiamo lì dentro? Scopriamo che abbiamo solo 25.000 geni, pensavamo di averne 100.000 e non sappiamo che cosa serve il resto del DNA. E invece oggi abbiamo scoperto cosa serve il resto del DNA, una cosa proprio degli ultimi 10 anni. Abbiamo scoperto che il DNA, i geni per funzionare, che i nostri geni per poter essere letti devono svolgersi un po', il DNA è questo filo verde che sta avvolto su queste proteine grigie, bisogna svolgerlo un po' per poterlo copiare, e per svolgerlo bisogna che a queste proteine siano attaccate dei gruppi di acido acetico. E invece se ci sono attaccati dei metili, CH3, non si svolge bene. E proprio anche sul DNA si possono attaccare dei gruppi metilici che ne impediscono la lettura. E poi questo DNA spazzatura, che chiamavano quel 97% del DNA che non codifica per proteine, produce anche delle piccole, sapete, il DNA normalmente viene letto, dà origine a una molecola di RNA che viene poi tradotta in proteine. Ma si è scoperto recentemente che vengono prodotti anche degli RNA che non servono per tradurli in proteine, ma servono per alterare il funzionamento dell'RNA normale, o per attaccarsi a certi geni e impedirne l'azione, oppure favorirne l'azione. Ebbene, di queste cose, di questi meccanismi, ce ne sono un'infinità nel nostro DNA. E quindi l'azione dei nostri geni dipende da quanto metile è attaccato, quanto acetile è attaccato, quanti e quali microRNA vengono prodotti, chi stimola la produzione di questi microRNA. Cioè le cose sono enormemente più complicate di quanto ci si poteva illudere. E si è cominciato a capire che non solo ereditiamo il DNA dei nostri genitori, ma ereditiamo anche delle informazioni che sono scritte, che sono veicolate da questo DNA. E i primi studi sull'uomo sono stati fatti sulle donne che erano gravide al momento della grande fame in Olanda, nell'inverno del 1944. Si è calcolato che mediamente mangiavano soltanto 700 kcal al giorno, quando ce ne vogliono 2000 per vivere normalmente. Ebbene, i loro figli hanno dei figli che sono diventati obesi, cardiopatici, con una maggiore frequenza di schizofrenia, con un'alterazione dei lipidi plasmatici.
ma soprattutto diabetici, quando l'ho scritto, diventano diabetici. E abbiamo visto, si è visto, che in queste persone ci sono dei geni che sono poco metilati e dei geni che sono ipermetilati. Per esempio, probabilmente abbiamo trasmesso questa informazione a questi bambini. Guarda che non c'è da mangiare, per cui tu devi risparmiare. Devi attivare le cose che ti permettono di mettere da parte della ciccia, perché ti servirà quando c'è la carestia. Questo è il ragionamento che ha fatto il nostro DNA durante la gravidanza. Per esempio, questo IGF-2 è un fattore di crescita che favorisce l'obesità. E vedete, nelle donne che hanno fatto la fame all'inizio della gravidanza, questa qui è la quantità di calorie che erano disponibili, qui siamo già nel giugno del 45, era finita la fame. Questa metilazione dell'IGF-2 era bassissima. Nei loro fratelli, che invece hanno fatto la fame soltanto nella seconda metà della gravidanza, questo IGF-2 era normale. Per cui un fenomeno ambientale modifica stabilmente delle informazioni, cioè il gene dell'IGF-2 c'era prima, c'era dopo, ma qui funziona, in questi figli funziona troppo, funziona molto di più, e questo crea dei problemi. Ma era a buon fine che abbiamo cercato di farlo funzionare di più, perché in qualche modo l'organismo ha pensato che si sarebbero trovati in difficoltà, e invece poi da mangiare ce l'avevano. E adesso stiamo osservando i nipoti delle donne che hanno fatto la fame, e anche loro si ammalano di più di diabete. Quindi qualcosa rimane. C'è un piccolo verme che è molto studiato, un verme fatto soltanto da 750 cellule. È un verme che mangia microbi, si chiama Caenorhabditis elegans. Ebbene, gli effetti della restrizione calorica, di dargli poco da mangiare, si è visto che rimangono fino alla terza generazione. E che cos'è che trasmette questa informazione? Sono dei microRNA, cioè quei prodotti strani prodotti da quella parte del genoma che non codifica per proteine, è uno dei meccanismi che si usa. Quindi abbiamo visto che c'è la metilazione e c'è la produzione di microRNA, c'è l'acetilazione di queste proteine su cui il DNA è svolto. Questi esperimenti sono molto interessanti. Si sono addestrati dei topi ad evitare un certo odore, perché quell'odore era associato a qualcosa di molto pericoloso. Ebbene, anche nei nipoti di questi topolini continuano ad evitare quell'odore, anche se non hanno mai sperimentato un'associazione di quell'odore con il pericolo. È qualcosa che è rimasto scritto. L'addestramento dei nonni si imprime sul DNA dello sperma. Il DNA veicola questa informazione. Capite, io non è che voglia convincervi che le emozioni, no, che sappiamo tutto sulla trasmissione delle emozioni da generazione a generazione, ma come si trasferisce da un animale all'altro l'informazione che un odore è pericoloso, così si può trasferire anche l'informazione di una certa emozione dei nostri nonni. Ci sono alcuni studi psicologici soltanto, non sul DNA, sui figli dei sopravvissuti al campo di concentramento. Interessante che se la topina gravida evita un certo odore, anche i topini figli evitano lo stesso odore, anche se nessuno li addestra a farli. E comunque, sono gli studi sull'uomo anche che sono interessanti, perché i bambini amano il cibo che amava la mamma in gravidanza e anche il cibo assaggiato nel primo anno di vita. Per cui, se la mamma non mangia le verdure, questi figli non ameranno le verdure, non c'è niente da fare. E le povere mamme oggi, le povere ragazze gravide,
gli dicono: mi raccomando, non mangiare le verdure crude perché potresti prenderti quella malattia, non mi ricordo come si chiama. E allora, e noi invece mangiamo, laviamole bene, ma mangiamole le verdure crude. E un altro studio molto interessante è che chi in gravidanza mangia molte proteine animali, e non succede con le proteine vegetali. Ebbene, è più facile che i figli diventino dei bambini obesi. Perché? Ma perché? Perché ai bambini piaceranno di più le proteine, e sappiamo che più proteine mangiamo, più ingrassiamo. E poi ci sono anche degli altri meccanismi, che sono la... quando è stato fatto questo studio non era ancora pubblicato i nostri studi sulle proteine che fanno ingrassare, e allora avevano ipotizzato che la carne, stimolando la produzione di GF1, che è un fattore di crescita, da un lato fa crescere il tessuto adiposo e dall'altro, per i sistemi di retroazione che ci sono, l'IGF-1 è il prodotto dell'ormone della crescita. L'ormone della crescita induce nelle nostre cellule la produzione di IGF-1, ma quando c'è tanto IGF-1, l'IGF-1 inibisce la produzione dell'ormone della crescita. Ma l'ormone della crescita ha una funzione di far sciogliere i grassi. Quindi da un lato aumentiamo il tessuto adiposo e dall'altro riduciamo questo scioglimento dei grassi. Ma io penso che sia più importante l'effetto, l'imprinting che si dà al bambino di amare le proteine animali. Cosa fare dunque per agire sul nostro DNA? Ebbene, ci sono tre modi per agire nel nostro DNA. La via del cibo, e noi raccomandiamo la tradizione mediterranea, la tradizione macrobiotica. La via del movimento, ma non solo del movimento dell'attività fisica, ma anche del cambiamento. Siamo tutti talmente legati alle nostre abitudini che facciamo tutti i giorni le stesse cose, mentre invece ci farebbe bene cambiare. E la via spirituale, la meditazione. E queste tre vie le abbiamo chiamate la grande via. Abbiamo appena fondato un'associazione che si chiama la grande via, che ha lo scopo di promuovere le conoscenze. Siamo stati in tre a fondarla. Uno sono io, quindi un vecchio ricercatore in pensione, che ritiene che sia doveroso cercare di restituire quello che ha imparato in questi anni, con umiltà, sapendo che magari può restituire delle cose che non sono proprio vere perché si è sbagliato. Ma un giovane ricercatore, invece, giovane brillantissimo ricercatore che si chiama Luigi Fontana e che è un grande esperto di restrizione calorica. Lui fa degli esperimenti sugli animali e sull'uomo per vedere gli effetti, ha riscontrato degli effetti drammaticamente positivi di mangiare meno, e ha pubblicato sulle principali riviste scientifiche mondiali. E poi c'è un'amica, Enrica Bortolazzi, che ha invece lavorato nella sua vita per promuovere la diffusione dell'informazione, del messaggio dei portatori di luce, delle persone che lei ha incontrato e che ha ritenuto di aiutarle a trasmettere la loro esperienza di vita e il loro insegnamento. La fondazione, l'associazione è appena fondata, vi darò delle informazioni più precise nelle prossime occasioni. Ci si potrà iscrivere a questa associazione. Ci sarà un sito internet fra molto poco, non c'è ancora adesso. Ebbene, allora, per modificare l'informazione che c'è nel nostro DNA, una via è la via del cibo. E allora qui ho messo qualche principio: rispettare la terra, rispettare il cibo, rispettare i microbi che ci sono sul cibo, non mangiamo solo il cibo sterile industriale, i microbi servono tantissimo per rispettare il nostro corpo, per rispettare il nostro intestino, ci devono essere i microbi in quello che mangiamo.
se voi mangiate, se voi comprate l'insalata già lavata al supermercato, è stata trattata con del cloro, perché ha ucciso tutto quel film di microbi che c'è sulla foglia di insalata. E quindi mangiamo un'insalata sterile, non ci farà tanto male, ma non ci farà bene. Rispettare l'equilibrio dei cibi, ne abbiamo già parlato tante volte, l'equilibrio yin e yang dei cibi. Cucinare con amore. Cucinare con amore fa bene alla salute. Ma non solo, cucinare con amore fa venire i piatti buoni. Riconoscere l'esistenza di un'energia dei cibi. E poi sappiamo che il cibo influenza l'espressione genica. Tanti studi, per esempio, vi ho parlato di questa acetilazione degli istoni, vedi, questi puntini rossi sono gli acetili che si attaccano alle proteine blu su cui è avvolto il DNA. Ebbene, la genisteina della soia, l'isotiacenate del crescione, la curcumina, il solforafano del cavolo, i composti solforati dell'aglio, il resveratrolo dell'uva rossa e delle arachidi, l'indolo trecarbinolo dei broccoli. Tutte queste cose attivano certi enzimi che attaccano un acetile, oppure certo attivano degli enzimi che staccano un acetile, con un gioco di enorme complessità. Vi sconsiglio vivamente di prendere degli integratori di tutte queste sostanze, perché potreste fare casino, no? Potreste prenderne troppa. Voi mangiatele tutte però, mangiate tutto quello che, tutti gli alimenti che le contengono, nella loro stagione. Queste stesse sostanze hanno un'azione anche sulla metilazione del DNA. Vedete, si attacca questo gruppo metilico alla citosina, questa è la C, sapete, ATCG. E allora ci sono delle sostanze che facilitano la metilazione e delle sostanze che invece aiutano a togliere questi metili. E quindi il cibo che mangiamo contiene migliaia di sostanze, e queste sono le poche che abbiamo esaminato fino ad ora, non io, queste sono ricerche di base. Ebbene, queste stesse sostanze, come i tannini delle bacche, come l'epigallocatechina del tè, come i prodotti della soia, agiscono anche stimolando la produzione di questi microRNA. Quindi tutti e tre grandi meccanismi conosciuti finora, ma ce ne sono degli altri, che influenzano l'espressione o l'inibizione dei nostri geni, sono influenzati dal cibo che mangiamo. Ma in particolare la restrizione calorica. La restrizione calorica ha tante azioni. Naturalmente se mangi poco si abbassa l'insulina, si abbassa la glicemia, si abbassa l'insulina. E chi ha l'insulina bassa, l'glicemia bassa, si ammala meno di tante malattie, in particolare si ammala meno di cancro. Beh, io mi occupo di cancro, per cui so più le cose sul cancro che sulle altre malattie. Ma la restrizione calorica influenza anche la metilazione, ma influenza, fa aumentare le deacetilasi degli istoni. E quindi ha un effetto clamoroso per attivare un gene che si chiama AMPK, la chinasi attivata dall'adenosin monofosfato, e la lancetta della benzina. Si attiva questo gene quando c'è poca energia. Quando c'è poca energia, quando non c'è da mangiare. E attivandosi blocca tutte le i processi biochimici che consumano energia, fra cui blocca la proliferazione cellulare. L'attivazione di questo gene è molto importante per la prevenzione dei tumori. Ogni tanto presento questa diapositiva perché so che vi piace e che capite tutto qui dentro. Questo è quello che c'è nell'interno di una nostra cellula. Notate che ci sono centinaia di vie di questo tipo, ma questa è una delle più importanti che regolano lo sviluppo dei tumori. Arrivano nelle nostre cellule dei fattori di crescita, l'insulina,
il fattore di crescita insulino simile di tipo 1, il fattore di crescita epidermico, trovano dei recettori, i recettori sono le serrature, sulle, no? I recettori per questi fattori, e attivano una cascata di geni, questi rossi sono i cosiddetti oncogeni, che attivano fosfoinositoltrechinasi, attivano ACT, che blocca il complesso della sclerosi tuberosa, che avrebbe la funzione di bloccare mTOR, che è il principale gene che stimola la proliferazione cellulare. Mentre invece AMPK, quello della restrizione calorica, vedete, attiva il complesso della sclerosi tuberosa che blocca mTOR. Per cui è una delle tante vie che succedono. E mTOR fa produrre i fattori di crescita. E poi quelli blu sono degli antioncogeni che bloccano questa via di proliferazione cellulare, e tutti devono essere equilibrati, ci deve essere sono tutti geni importanti, indispensabili per la vita, quello che attiva la proliferazione cellulare, quello che fa crescere i bambini, quello che fa riparare i tessuti, no? Se non sono esageratamente attivati questi geni rossi, il cancro non ci viene, ma se sono molto attivati, o se non sono bloccati, quindi non sono controllati dai geni azzurri, gli antioncogeni, no, ci può favorire lo sviluppo dei tumori. Ebbene, qui ho messo un po' di cose che si sanno. La cannella, per esempio, blocca i recettori per l'IGF-1. Sapete che è bene mettere la cannella nei dolci. È molto utile perché aiuta a non far alzare la glicemia. L'acido ellagico, che è quello dei mirtilli, dei lamponi, blocca i recettori per i fattori di crescita epidermico. La quercetina, che sta nelle cipolle, nelle mele, la genisteina, che sta nella soia, attiva questo antioncogene Pten e quindi rinforza questa difesa. La luteolina, sta nel tarassaco. Sapete il tarassaco, nell'erba amata dei prati? Fra un po' ci sarà, mi raccomando, andate a mangiare il tarassaco. Andate a raccogliere il tarassaco, perché non si trova dal verduriere. Ha la capacità di bloccare ACT, di bloccare ERK. La delfinidina, che non mi ricordo dove sta, nel melograno. Nel melograno ci sta la delfinidina. Non capisco da dove viene il nome, non so perché l'hanno chiamata delfinidina, non credo che c'entri con i delfini. L'apigenina sta nel sedano, la curcumina, le antocianine dei mirtilli, delle bacche, che hanno questa azione di bloccare questo MAPK. Vedete, già si sanno tante cose su cui, come le sostanze che noi mangiamo, le migliaia e migliaia di sostanze agiscono sui nostri geni e spesso agiscono con un meccanismo epigenetico, cioè attivando e spegnendo i geni. Lo zucchero, per esempio, che noi mangiamo, ha l'effetto di attivare un oncogene, un gene rosso, di quelli MYC. Ma e questo MYC, se è attivo, impedisce l'azione di un microRNA, anche questo è un meccanismo epigenetico, la cui azione però è di bloccare tanti geni che stimolano la proliferazione cellulare. Quindi se mangiamo tanto glucosio, attiviamo MYC, inibiamo MIR, e quindi MIR non inibisce più queste cose qua. Ma per fare questo occorre l'istone deacetilasi, perché se non c'è l'istone deacetilasi, e allora qualcosa che inibisce l'istone di acetilasi è utile. Una delle cose che inibisce l'azione di acetilasi nel nostro intestino è l'acido butirrico. L'acido butirrico si forma nella fermentazione delle fibre. Quindi noi abbiamo scoperto uno dei tanti meccanismi con cui le fibre proteggono dai tumori dell'intestino. Perché in questa molecola dell'istone di acetilasi, che è una proteina complessa, c'è una tasca dove si inserisce questo acido butirrico e inserendosi dentro, come se fosse una spina proprio, ne impedisce l'azione. E allora il glucosio, anche se attiva MYC, il MYC non può agire. E per darvi un'idea di che cosa si sta studiando oggi sopra il DNA, però oggi non possiamo dire devi prendere questa sostanza, oggi possiamo dire, per esempio, per la prevenzione dei tumori e per soprattutto per chi ha un tumore possiamo dare delle raccomandazioni di tenere bassa la glicemia, di tenere bassa l'insulina e quindi di evitare gli zuccheri e le farine raffinate, di tenere bassi i fattori di crescita che stimolano la proliferazione, quindi di tenere basso il latte, perché il latte è un alimento per far crescere,
tenere bassa l'infiammazione, quindi ridurre il consumo di carni, prodotti animali eccetto il pesce aumentano l'infiammazione, ma non possiamo dire quali sostanze esattamente. Sappiamo però che chi ha la glicemia alta si ammala di più. Questo è uno studio che mostra che le donne operate qui all'Istituto di Tumori che avevano la glicemia superiore a 94 avevano un rischio superiore di 5 volte superiore rispetto a quelle che avevano una glicemia inferiore a 84. Questo lo metto sempre perché è il nostro più importante risultato recente, il nostro studio di Diana 5, le donne che hanno la sindrome metabolica, cioè che hanno la pancia, la pressione alta, la glicemia alta, i trigliceridi alti, il colesterolo buono basso, se hanno avuto il cancro della mammella non rischia più di doppio di avere metastasi. Dobbiamo fare regredire queste cose. Vi dicevo la via del cibo, la via del movimento, la raccomandazione di fare esercizio fisico tutti i giorni, la raccomandazione di togliere la televisione, che è una delle principali cause della nostra vita sedentaria, e poi i messaggi che dà la televisione non fanno bene alla salute. È la via del cambiamento. Guardate che la salute è la capacità di adattarsi al cambiamento. Possiamo dire che siamo sani se ce la caviamo quando fa freddo, quando fa caldo, quando c'è da mangiare, quando non c'è da mangiare, quando c'è soltanto un problema di un tipo, un problema di un altro. Non ve la sto a menare tanto, ma vi mostravo che l'esercizio fisico influenza la metilazione del DNA, influenza l'alterazione degli istoni, influenza la regolazione dei microRNA, che sono i tre meccanismi con cui noi possiamo scrivere sul nostro DNA. Possiamo modificare quello che c'è scritto sul nostro DNA, magari dai nostri antenati. E una delle azioni è anche quella di attivare questo AMPK. Si sa che le donne che hanno avuto il cancro della mammella e che fanno attività fisica hanno meno recidive, e questo, sono questi tre grandi studi. Confrontando le donne sedentarie, questa è la sopravvivenza, è il rischio di morire delle donne, ponendo uguale uno il rischio di morire delle donne sedentarie, vedete in questi tre studi il rischio di morire si riduce con l'attività fisica. Ma è sufficiente poco, è sufficiente un'attività pari a 3 ore alla settimana, mezz'ora al giorno. Per gli studi suggeriscono che questo dimezza il rischio di avere delle metastasi, dei tumori della mammella. E si è visto che l'attività fisica è associata a dei cambiamenti del DNA, della metilazione. Ci sono 3 geni che vengono ipometilati e sono associati a una migliore sopravvivenza. Quando funzionano sono associati a una migliore sopravvivenza. Non capiamo ancora tanto bene il meccanismo, ma se per esempio questo gene non è metilato, e allora se c'è un tumore, sì, però è un basso grado, è un tumore poco aggressivo. È stato studiato nelle malattie, nelle leucemie, nei linfomi, questo gene, che manca, non funziona in certe leucemie, in certi linfomi. Per cui capiamo come l'attività fisica, capiamo il meccanismo con cui l'attività fisica può essere utile. Ed è un meccanismo epigenetico, cioè scritto sopra. Ci sono gli studi sullo yoga. Questo è lo yoga Iyengar. Sapete, lo yoga Iyengar è quello dove fai una grande fatica, Non è proprio, è quello yoga che usa anche degli attrezzi. Si è visto che riduce l'attività di questo gene NFKB, che è il gene dell'infiammazione. C'è un altro studio su uno yoga invece che è esclusivamente meditativo. 45 persone praticavano questa meditazione Kirtankriya, è una forma di meditazione della yoga, Kundalini yoga. Facevano 12 minuti di meditazione al giorno, però l'hanno fatto per 8 settimane. E li hanno confrontati con 39 persone
della stessa età, dello stesso sesso, che, a cui invece di fare meditazione ascoltavano una musica rilassante per 12 minuti. Ebbene, si è visto che chi faceva la meditazione Kirtankirya aveva 19 geni sovraespressi, fra cui uno in particolare che ci difende dall'infiammazione, regola la produzione degli interferoni, interferon receptor factor 1, e 59 geni erano inibiti, fra questi c'era anche l'NFKB, il gene principale dell'infiammazione. Però di altri geni non sappiamo assolutamente il significato, ma sappiamo che con la meditazione noi possiamo modificare il nostro stato infiammatorio. E chi ha le sostanze dell'infiammazione alte nel sangue si ammala di più. L'infiammazione è una difesa dell'organismo, ma l'infiammazione cronica no, è un rischio per i tumori, per le malattie di cuore. Cos'era questo mantra meditativo? Lo possiamo fare anche assieme. Ramadasa Sasesohang. Ramadasa Sasesohang. Sottovoce. Ramadasa Sasesohang. Ramadasa Sasesohang. E anche in silenzio. Sottovoce è il linguaggio degli amanti, il silenzio è il linguaggio con gli dèi, quindi dodici minuti al giorno, riduce l'infiammazione e probabilmente fa tante altre cose che non sappiamo. Quindi c'è una via spirituale. Le pratiche spirituali influenzano il nostro benessere mentale e fisico. E questo sia che siamo credenti, sia che non siamo credenti. Anche un ateo può mettersi tranquillo seduto e fare una respirazione addominale e concentrare la sua attenzione sulla sua respirazione. E magari anche pronunciare un mantra. Ramadasa. Sono cose molto antiche. Sono cose molto antiche che sono scritte nel nostro cervello limbico. Sono dell'antica India, di migliaia e migliaia di anni fa. Ma è ben possibile che questo Ramadasa abbia una risonanza anche in un bambino italiano. Questo è uno degli studi più belli. Diciannove meditatori esperti hanno meditato per 8 ore di seguito. Hanno fatto un prelievo di sangue al mattino e un prelievo di sangue la sera. 21 persone di controllo, con le stesse caratteristiche, si sono trovate a fare delle attività ricreative, simpatiche, hanno passato una bella giornata. Hanno fatto prelievo prima e dopo. Ebbene, tipicamente si è visto nel DNA di queste persone che il gene COX-2, un gene importante dell'infiammazione, RIPK2, un altro gene dell'infiammazione che è un gene che attiva NFKB di cui parlavamo prima, la loro attività si era ridotta. Mentre alcune deacetilasi si erano ridotte anch'esse. Questi sono i risultati, no? Dalla meditazione rispetto al controllo, vedete ci sono vari geni che si sono modificati. E vi ricordo le deacetilasi, per esempio. La deacetilasi era quella che aiuta, no, l'azione dell'oncogene MYC. Beh, forse possiamo. L'infiammazione è associata a varie malattie. Io faccio solo l'esempio del cancro della mammella, ma gli esempi sono tantissimi su tante altre patologie.
che ha le sostanze dell'infiammazione alte nel sangue, anche se sono all'interno dei valori normali, se ha avuto un tumore della mammella più recidive, per esempio. Questo ve lo mostro solo per mostrarvi come che cosa si legge in queste analisi del genoma. Ciascuna di queste righe, di queste colonne è una persona. Quelle rosse sono prima dell'attività di meditazione, quelle blu sono dopo l'attività di meditazione. E ciascuna riga invece è un gene. I geni rossi sono quelli attivi, i geni verdi sono quelli disattivi, i geni grigi sono quelli metà metà. E vedete che là dove sono stati messi orientati in un certo modo le persone, e vedete che c'è una grossa differenza fra prima della meditazione e dopo la meditazione. Certi geni si sono spenti e certi geni si sono accesi. Non in tutti, ci sono differenze tra persone e persone. Sono letture estremamente complesse che richiedono delle tecniche informatiche di grandissima complessità e in cui anche non è che si capisca proprio tutto. Comunque, è ben chiaro che la meditazione riduce lo stress, riduce l'ansietà, riduce l'attivazione del sistema nervoso simpatico, riduce i sintomi depressivi, riduce i disturbi del sonno, i disturbi cognitivi, riduce la pressione, fa funzionare meglio l'insulina, riduce l'infiammazione, adesso abbiamo anche scoperto il meccanismo con cui lo fa, e migliora tante cose. Migliora il tono vagale è quello che ci mette tranquilli. Abbiamo parlato l'altra volta dell'effetto del nervo vago, facilita il sonno, facilita il sistema dopaminergico, fa funzionare bene. La dopamina è un trasmettitore cerebrale, il trasmettitore del rewarding, quello che ti dà soddisfazione, che ti premia. La grande via, quindi, la via del cibo, la via del movimento e la via della meditazione. Ci sono tanti modi di meditare. Io medito camminando. Ho passato un mese intero a camminare da solo in montagna e adesso che sono in pensione posso prendermi anche delle vacanze più lunghe, no? E quando arrivavo nella casa che mi ospitava disegnavo e meditavo disegnando. La meditazione abbiamo devo controllare un momento che ore sono. 5 minuti finiamo, anche perché volevo dare un piccolo spazio, anche cosa che non abbiamo fatto le ultime volte, a delle domande del pubblico, sempre con la preghiera di chi ha delle domande, meglio se sono in relazione a quella che abbiamo detto, ma anche se non sono in relazione, che si facciano per tutti, non assediatemi dopo, perché Devo difendermi un pochettino. No, se volete venirmi a salutare, nessun problema, ma non assediatemi con le domande, con le richieste. Le richieste si fanno dappertutto, anche se è una cosa che vi imbarazza. Faccio sempre l'esempio: ma io ho un amico con le emorroidi, cosa posso dirgli? No? È stato, vedete, io cerco sempre nelle mie diapositive, ma soltanto per darvi un messaggio, non è che di mettere sempre il riferimento dello studio scientifico dove queste cose sono state documentate. Poi di cose che vi ho detto stasera, alcune non sono affatto documentate da studi scientifici, ma ho voluto trasmettervi la possibilità che queste riflessioni sul karma fatte da questi saggi che vi ho citato possono avere anche una base in un meccanismo che una scienza potrà decelare domani. Ci sono le premesse perché l'influenza delle vite passate abbia un'azione sul nostro comportamento. Ci sono le premesse perché noi ci sentiamo responsabili
e che ci comportiamo in modo tale da cercare di risolvere dei conflitti che sono legati anche alle vite passate e preparare il nostro DNA in modo da lasciare ai nostri figli meno possibile conflitti da risolvere. È documentato che la meditazione è uno stato, indice uno stato di ipometabolico. Cosa vuol dire? Con il progetto Diana 5, abbiamo le signore che hanno partecipato hanno portato per una settimana un bracciale che misurava la sua attività fisica, un bracciale che ha tanti sensori, misura la conducibilità elettrica della pelle, misura l'umidità, misura... E ha dentro un accelerometro per cui misura quanti passi fai e così via. E con degli algoritmi informatici si riesce a capire qual è il metabolismo basale, cioè quanto consumiamo a riposo. Si capiscono tante cose da questo, si capisce che attività fisica una persona fa. E prima di applicarlo alle signore l'ho portato io per alcuni giorni e in questi giorni ho cercato di fare delle cose molto particolari, di fare un'attività fisica molto intensa. E ho fatto anche dei momenti di meditazione e ho visto un fenomeno che mi ha clamorosamente colpito. Nel volgere di 10 minuti di meditazione profonda si è abbassato nettamente il mio metabolismo basale. Sapete queste storie degli yogi che vivono nelle caverne dell'Himalaya e mangiano solo le ortiche che crescono fuori dalla caverna, no? E sopravvivono con una quantità di cibo assolutamente ridicola. Ma effettivamente in meditazione profonda si fermano, si rallentano tutte le funzioni del corpo e si consuma molto meno energia. Nel mio caso la differenza era piccola, ma è ben possibile immaginare che le differenze possano essere grosse. L'aumento del tono dopaminergico, cioè i neuroni che producono dopamina funzionano di più. Sapete, quando non funzionano questi neuroni si sviluppa anche il morbo di Parkinson e sono comunque è la sostanza che ci dà soddisfazione. L'aumento della produzione di melatonina, la melatonina è quella che ci fa dormire bene di notte, l'aumento delle endorfine e viene prodotta anche più serotonina, la serotonina è la sostanza antidepressiva. Sapete, il Prozac funziona impedendo la distruzione della serotonina nel cervello, che fa un sacco di disastri anche il Prozac, però, no? Quindi possiamo aumentare la nostra serotonina. Riduzione delle catecolamine, le catecolamine sono l'adrenalina, gli ormoni del sistema simpatico. L'aumento della variabilità del ritmo cardiaco, ne abbiamo già parlato anche qua. Il nostro cuore batte, sembra regolarmente, ma se funziona bene ci sono delle piccole irregolarità di questo battito. Piccole irregolarità con cui l'organismo si prepara ad affrontare eventuali difficoltà. È pronto a battere più rapido, a battere più lento, se ha delle piccole irregolarità. Migliora la pressione, migliora la funzione cardiaca. Questa è un'altra proposta che vi faccio di meditazione. Sono i tre grandi veleni, questo è il centro di un tank buddista che ho a casa appeso nella camera dove ogni tanto mi siedo a fare meditazione. C'è un maiale che morde la coda del gallo, che morde la coda del serpente, che morde la coda del maiale. Sono i tre grandi veleni. Il maiale simbolizza l'ignoranza. Povero maiale, sono degli animali intelligenti invece. Comunque simbolizza l'ignoranza. Il gallo simbolizza l'arroganza. E il serpente, non mi ricordo più, se il gallo o il serpente, uno sembra l'arroganza, so tutto io. E il serpente rappresenta la bramosia, il desiderio. Sono i tre grandi veleni che causano la nostra sofferenza. Quindi vale la pena ogni tanto di sedersi tranquilli, respirare profondamente, e meditare sulla nostra ignoranza, sulla nostra arroganza e sulla nostra bramosia. Vabbè,
L'abbiamo già visto un po' di cose, ci sono degli altri effetti che... Vi lascerei con questa riflessione di Pietro Archiati. Pietro Archiati è un antroposofo, lui è un bravissimo traduttore dei concetti delle opere di Steiner, con la differenza che le opere di Steiner sono molto difficili da leggere per un lettore normale, mentre le opere di Archiati sono molto più semplici da leggere. E ci invita a considerare che la nostra vita è un'opera d'arte, è un capolavoro della natura. Non soltanto il nostro corpo, la nostra vita, la nostra biografia. È un capolavoro che realizziamo noi stessi a partire dai doni che la natura ci ha dato. E a volte non siamo soddisfatti della nostra vita, ma no, tutto quello che è successo è un'esperienza da cui si può partire per migliorare il nostro stato di coscienza. E fa questo esempio: come i violini sembrano tutti uguali, ma i violinisti ne traggono suoni diversi, i nostri corpi sono simili, funzionano con le stesse leggi, ma ciascuno imprime loro la propria inconfondibile impronta. Le leggi di natura sono state fissate, non possiamo cambiarle o evitarle, ma, parafrasando, non possiamo cambiare il nostro DNA, non possiamo cambiare quella dea delle leggi di natura, ma possiamo modificarne l'azione. E siccome non c'è una ricetta precisa, noi coltiviamo la nostra spiritualità. Torniamo in cucina, mangiamo una grande varietà di cibi e pratichiamo il movimento fisico e il movimento delle nostre abitudini, cambiamo le nostre abitudini. E questi sono modi semplici per affrontare uno scopo che è di una complessità alla cui comprensione non arriveremo mai alla fine. Vi ringrazio dell'attenzione.